Via Lardarina c'è la stazione e di là si vede l'altra terra. Andiamo alla stazione di Monesteroli e per avventurarci in un'altra terra, ma nel frattempo guardate che scalinata. Da Manarola a Rio Maggiore, lungo il quarto tratto del Sentiero Azzurro, che permette di scoprire il suggestivo panorama e di pittoreschi borghi delle Cinque Terre in Liguria. I due borghi di Manarola e Rio Maggiore sono davvero vicini, ma il tragitto per raggiungerli a piedi può rivelarsi impegnativo. Queste scale sono infinite. Campanile di Manarola mentre osserviamo il suo punto panoramico. Dobbiamo seguire il sentiero che ci porta verso Rio Maggiore. Ok, sentiero 531, Rio Maggiore un'ora. Sarà bello in salita e siamo pronti. Rio Maggiore, la deviazione inizia subito un'altra bella scalinata. Questo è veramente tosto. Secondo la cartina sono 270 metri di dislivello. Da Manarola a Rio Maggiore lungo via Beccara, lunga solo 1 chilometro. La parte del tragitto che congiunge i due borghi di Manarola e Rio Maggiore, nota come Via dell'Amore, è una strada pedonale a picco sul mare. Un sentiero alternativo di media difficoltà, noto anche come Sentiero 531, è quello che percorre via Beccara. Intraprendendo questo sentiero lungo 1,4 km, ci si inoltra sulla collina di 249 metri che separa i due borghi. Che bisogna superare un po'... a quattro zampe, però tutto sommato abbastanza fattibili. Sì, diciamo bisogna aggrapparsi un po' qua e là. Per questo il tragitto prevede una prima parte in rapida salita con un'improvvisa discesa. Questa storica via di collegamento è stata recentemente sottoposta ad interventi di recupero per riportare alla luce il fascino di questo percorso da completare in modo sicuro. Sono state ripristinate le scalinate in pietra ed i gradini di legno insieme a caratteristici muretti a secco. Anche in questo caso è consigliabile informarsi sullo stato attuale del sentiero prima di mettersi in cammino. I tratti in salita ed in discesa riservati di questa parte del trekking lungo le Cinque Terre richiedono abbigliamento e calzature adatte all'occasione. Nonostante la sua ridotta lunghezza, si tratta di un tragitto che può rivelarsi faticoso per la rapidità con cui il sentiero diventa ripido. In compenso si ha l'opportunità di godersi il paesaggio vista a mare. Saranno mica due scalini. Molti turisti, francesi, inglesi, ma anche giapponesi. Manarola 20 minuti, Rio Maggiore 25 minuti. Ci abbiamo messo veramente poco. Pensavo fosse più faticoso. Ok, appena iniziata la discesa, quella lì è Rio Maggiore.
Già da qui infatti possiamo notare tutto il sentiero che scende. In lontananza si vede anche una donna che sta arrivando verso di noi, proprio su quel sentiero. Qua siamo in mezzo alle vigne. Rio Maggiore mi dà ancora 25 minuti. Si vede che in quel momento si è fermato il tempo. Inizia a intravedersi la stazione. Guardate quanto è ripida. Altra rampa di scale, questi gradini saranno alti circa 25-30 centimetri. Ok, dovremmo esserci, vedo dei cartelli. Sentiero 531, Rio Maggiore 5 minuti. Punto panoramico Rio Maggiore. Quello lì è il sentiero che stanno sistemando, quello dove è franato, e lì c'è proprio la stazione sulla destra. E noi dobbiamo tornare indietro per questa stradina. In totale ci abbiamo messo circa 50 minuti, anche se il tempo di percorrenza ne dava un'ora, fermandoci per fare foto e video.